Buongiorno a tutti ragazzi, come anticipato già sempre sul gruppo Facebook Svaporebuild, oggi andremo a recensire e a rigenerare il Moradin 25 di iCloud SIG, un atomizzatore da 25 mm. Vi arriva in questa scatola, io ho preso la colorazione stainless steel, qui abbiamo il marchio di autenticità. Come potete vedere, non so se riuscite a vedere, eccoci qua, marchio 100% genuino, e andiamo ad aprire la scatola. All'interno della scatola troviamo vetro di ricambio, vetro Pyrex ovviamente, sotto la scatola abbiamo un adattatore 510 a vite, col filetto e uno ring sotto. Poi abbiamo varie spare parts quali solita chiave a brugola, delle resistenze prefatte, o-ring, grani di ricambio in una bustina sigillata. Sotto abbiamo un bugiardino che ci spiega come andare a fare il refill, a aprire la regolazione del liquido e la regolazione dell'aria. Bene, detto questo, io qui ho già smontato tutto il Moadin. Questi sono tutti i pezzi che fanno parte del Moadin. Cominciamo dal deck, che è la parte più importante. Come potete notare, viene subito all'occhio la ceramica sotto le resistenze. È un atomizzatore da flavor chasing, non è da cloud. Deck velocity. Il deck è abbastanza ampio, insomma, per andare a fare qualsiasi tipo di resistenza. Questa praticamente è la regolazione del liquido. Questa è un'innovazione praticamente che iCloud SIG ha praticamente integrato nel mercato. La regolazione del liquido si fa su up and down praticamente. Così abbiamo il liquido aperto, in questa maniera abbiamo il liquido chiuso. Questa è la regolazione dell'aria. La regolazione dell'aria praticamente funziona girando sempre, ruotando da sinistra a destra. Abbiamo la regolazione dell'aria. Sotto abbiamo un pin in ottone. Non è particolarmente sporgente, anzi non è per niente sporgente. Ma vi assicuro che sulla box la legge tranquillamente. E eventuali tubi meccanici non ci dovrebbero essere problemi perché il pin si dovrebbe regolare, insomma, quindi non abbiamo nessun problema di sorta. La ceramica già ve l'ho detto, sotto. Qui abbiamo lo spazio per andare a mettere il cotone, come vedete, qui. Ci sono delle incanalature che andremo a mettere il cotone. Fatto vedere il deck, il vetro lo tolgo perché vi ho già detto che è in Pyrex. Questa è la campana. La campana c'ha un'altra particolarità che praticamente abbiamo all'interno la ceramica che noi volendo potremmo anche andare a togliere. Il camino poi rimarrà completamente aperto, ma potete usarlo anche in questa maniera. Io lo uso con la ceramica, lo preferisco così, insomma, andando a mettere dentro la ceramica, diciamo che contribuisce al flavor, insomma, la ceramica, vi dà un aroma più pulito praticamente. Queste sono le asole di alimentazione liquido, abbastanza generose. Poi abbiamo il cap sopra, che
va dopo ad agganciarsi al pezzo che vi ho fatto vedere adesso, con una filettatura degli O-ring. Qui abbiamo dei dentini per far sì che quando andiamo a svitare il top cap per andare a fare refill, non c'è il rischio che ci venga via anche questo qua. Quindi non abbiamo nessun problema, nessuna paura che il vetro se ne venga insieme al top cap. Il tubo, il foro di salita del vapore non è particolarmente largo. Diciamo che per essere un 25 è abbastanza piccolo come foro, insomma. I fori del refill sono generosissimi, sono larghi e lunghi, quindi possiamo buttarli dentro qualsiasi boccetta per fare refill. Questo è il top cap con un drip tip proprietario, sempre con il filetto, andandolo ad avvitare, facendo così. Andiamo ad avvitare il drip tip proprietario, scusate. All'interno del drip tip c'è una parte in acciaio, penso. All'esterno dovrebbe essere, penso che sia plastica, insomma, teflon. Comunque, insomma, non è in acciaio. All'interno è in acciaio. Questo è l'adattatore 510 per andare a mettere qualsiasi drip tip che vogliamo. Detto questo, andiamo a vedere come si monta l'atomizzatore. Allora, innanzitutto io vado a montare la campana in questa maniera. Vado a mettere il cap, vado ad avvitare. Le filettature sembrano buone, insomma, non ci sono problemi. Prende subito. Andiamo ad avvitare, ecco questo è il tank montato, vedete mora di 25, andiamo a montarlo sul deck, in questa maniera, praticamente quando andiamo a montare il tank sul deck, praticamente sentiremo che farà presa sulla parte del deck e andremo ad avvitare, insomma. Questa è la regolazione del liquido, come vi ho fatto vedere prima, up and down, andiamo a regolare il liquido. Funziona molto bene. Questa è una cosa che mi piace molto, questo procedimento per andare a fare la regolazione del liquido. Andiamo a montare il top cap, il drip tip. E questo è il Mora di 25 praticamente montato. Un bellissimo atomizzatore da flavor. Detto questo, monto il deck sul Coil Master e andiamo a inserire il cotone insieme. A tra poco. Allora ragazzi, eccoci qua. Per l'occasione ho fatto la stessa rigenerazione che ho nel Gemini 22. 8 spire di 24 gauge Cantal su punta da 3. La resistenza dovrebbe essere intorno ai 0,35 ohm e andiamo a mettere il cotone. Ok, abbiamo messo il cotone, il solito Mugi, andiamo a tagliarlo, ad accorciarlo. Ok ragazzi, abbiamo tagliato il cotone, andiamo ad inserirlo all'interno delle scanalature, stando sempre attenti che i fori dell'aria siano liberi. Le resistenze le ho già sincronizzate. Qui potete mettere il cotone abbastanza tranquillamente, insomma, l'importante è che non ne mettete tanto, perché se ne mettete tanto vi va in secca. Però non avrete problemi di perdite, quello ve lo garantisco. Mettete il giusto cotone,
e non avrete nessun problema, insomma. Ok, questo è il lavoro finito, insomma. Meno male, come cotone ci siamo, forse da questa parte leggermente un po' di meno, ma insomma non... Andiamo a bagnare il cotone. Ok, una volta bagnato andiamo a sistemare. Sembra tutto a posto. Ok ragazzi, questo è il lavoro finito. 8 spire di 24 Gauss Cantal su punta da 3. Monto l'atomizzatore sulla box, facciamo refill e traiamo un due conclusioni. Ok? A tra poco. Ok ragazzi, eccoci qua. Allora, ho chiuso la regolazione liquido, conseguentemente anche la regolazione dell'aria. Andiamo a fare il refill sul Moradin. L'atomizzatore tiene 5,5 ml, diciamo che come capienza siamo nella media. Io sono abituato a capienze molto più generose, come sapete, ma ci accontentiamo insomma, perché il refill è molto pratico, è asciuttissimo come atomizzatore, condensa non ne fa, perdite non ne abbiamo, quindi è pressoché perfetto come atomizzatore insomma. E io in questo momento sto usando un liquido 70-30, il Lemon Pie. E arrivati a questo punto apriamo la regolazione del liquido facendo questo movimento. Abbiamo aperto la regolazione del liquido, come vedete, e andiamo a fare una prova di svapo. Come vedete iniziano a formarsi delle bolle. Non abbiamo problemi di gocce che fanno fatica a salire, perché come vedete le gocce salgono tranquillamente. Andiamo a fare una prova di svapo. Resistenza finale 0,36 ohm. Vado a fare un rodaggio a 45 watt, a 4,04, 4,02 volte. Mora di 25. Aria tutta aperta. Allora, come vi ho detto prima, ho fatto la stessa generazione che io faccio di solito nel Gemini 22. E di solito io in atomizzatori a polmone, da flavor, bene o male, faccio sempre quella resistenza lì, insomma, per avere un metro di paragone. Allora, impressioni. L'aroma è veramente, veramente ottimo, è pulito come aroma, è ben presente. Il vapore è bello grasso, ha un tiro abbastanza aperto, diciamo che il tiro con l'aria tutta aperta praticamente è diciamo come il Gemini con il top airflow chiuso, se non mi sbaglio. È leggermente un po' più aperto del Gemini con il top airflow chiuso come tiro insomma. Andiamo a 50 watt, a 4,26 volt. Come vedete il vapore inizia ad aumentare. L'aroma proprio vi rimane proprio nel palato, lo sentite proprio pulito. Senza non distorce praticamente, avendo la ceramica sia sul deck, sulla campana, si sente la differenza. Le gocce salgono tranquillamente, non ci sono problemi di alimentazione, il liquido è un 70-30. Andiamo a 55 watt. Ieri mi sono assestato sui 50-55 watt, non sono andato oltre i 55 watt. Secondo me non è un atomizzatore da spingere a alti wattaggi, potete mettergli dentro Clapton, Twisted, qualsiasi
tipo di rigenerazione, è fatto veramente bene per quello che costa. Nuovo lo trovate a circa 20 euro, originale, quindi sì, vale quello che costa, decisamente. Vale anche più di quello che costa, secondo me. Perché la regolazione del liquido è perfetta, funziona benissimo, è morbida, non è rigida, quindi si apre e si chiude tranquillamente. La regolazione dell'aria ha un buon contrasto, non è né troppo morbida e né troppo rigida, si regola bene. Il tiro è appagante. Non abbiamo problemi di allagamenti, non abbiamo problemi di condense, l'atomizzatore è asciutto. Ieri l'ho portato tutto il giorno con me a spasso, l'ho sballottato, l'ho messo dentro la borsa, non mi ha perso una goccia, la box era sempre asciutta, quindi condensa non ne abbiamo. Questo Moradin veramente mi ha impressionato, mi ha veramente impressionato. Cioè, io ho atomizzatori da 25 ho solo il VCMT, non lo vado a paragonare col VCMT perché a mio parere il VCMT è un'altra tipologia di atomizzatore. Il VCMT diciamo che secondo me è da spingere un po' di più rispetto a questo. Questo diciamo che come resistenze, come range di resistenza siamo dagli 0,3 ai 0,4 ohm. E wattaggio secondo me si va dai 45 50 watt ai massimo 70 watt, secondo me è più che sufficiente. Diciamo che mi sento più di paragonarlo a un Gemini che a un VCMT, anche se il Moradin è diverso rispetto al Gemini, perché la regolazione del liquido è diversa, la ceramica sul deck, quindi diciamo che rispetto a tutti gli atomizzatori che abbiamo sul mercato attualmente, il Bora di 25 un attimino si distingue dalla massa, no? Per queste differenze. Per questo mi sono sentito di comprarlo, perché per questo motivo, per non avere insomma tutti questi doppioni, Gemini, Griffin, Billov, Krios, alla fine sono tutti uguali, non cambia niente. Invece questo c'è diciamo un piccolo cambiamento rispetto a tutti gli altri atomizzatori polmonari che sono usciti in questo periodo, insomma. E altro da dire, mi sembra che non ce ne sia. Sto Moradin veramente mi ha impressionato. Ve lo consiglio, se volete un atomizzatore da 25 che non serva a spingerlo a wattaggi incredibili e che abbia un ottimo flavor, ve lo consiglio vivamente, anche perché il prezzo è ridicolo, quindi ve lo consiglio vivamente, ragazzi. Prossime recensioni. Allora, la prossima settimana faremo la recensione del Grandfather Clone, la ricetta che ho preso sul web, e successivamente andremo a recensire il Typhoon GT3. Iscrivetevi al canale, facciamo crescere sto canale. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace al video. Se non vi è piaciuto, non importa. Vi lascio con l'ultima svapata. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!